tutto è rimasto, la tassa delle 122 euro è rimasta, bisogna fare delle planimetrie con ingegneri, che ne so, architetti eccetera, e bisogna fare la domanda a mano mentre stiamo andando su Marte, 30 giorni prima al Comune di Trieste, come se qui passasse adesso Gianni Morandi. Ci dicesse: oh Alex, ciao, come stai? Ci conosciamo perché anche ci sentiamo con Gianni. Sono libero stasera, ti vengo gratis a suonare qui allo Stico. Non puoi perché dovevo fare la domanda 30 giorni fa. Sì. Ecco, è assurdo secondo me questa cosa qui. Poi, come si fa a prevedere un programma che possa durare, che ne so, 2 mesi, 30 giorni, presentandolo 30 giorni prima, come ben sappiamo che tanti, non so, o stanno male o gli vengono, non so, il meteo, tutte queste cose qua, eccetera. Quindi, devo dire, cioè, bisogna trovare una soluzione, e per questo adesso c'è il gruppo in movimento dove è scaturito questo, dopo la sfilata che abbiamo fatto di protesta, di realizzare il silenzio, okay, di Nini Rosso, un grande trombettista italiano, il silenzio di Nini Rosso, di suonarlo ogni sera alle 10, cioè mezz'ora prima dello stop della musica, in qualsiasi modo, che tu lo faccia a casa con un impianto audio, che lo faccia suonare dal tuo cellulare, da un MP3, da una cassa portatile o dal tuo strumento, che può essere la tromba, la fisarmonica, l'armonica a bocca, e poi pubblicarlo sulla pagina che è aperta a tutti, che è o il Comitato Trieste Viva o Salviamo la Musica a Trieste. Allora, sono queste due pagine che trovate in Facebook dove pubblicare appunto il silenzio. Siamo pronti a delle proteste eclatanti, questo sia chiaro, perché se la Ferriera ha ricevuto su change.org 2300 firme per il problema della Ferriera, che tutti quanti conosciamo, sappiate che noi stiamo per raggiungere 5000 firme per il problema della Movida. Quindi è un problema che è sentito particolarmente dalla cittadinanza, proprio perché, dicevo prima, il fine settimana ci serve per poi ricaricarci lunedì quando torniamo a lavorare.